dove sono? Ah, finalmente sono arrivati. Pensavo non venissero più. Ragazzi, sono qui! Tu sei temuto da squadra, eh? Dai, sì, perché? Che alternative hai? Ma sì, dai, vediamo questa volta chi vince, ma soprattutto se arriviamo a 7. Io a 7 ci arriverei se non mi tiraste la palla con forza. Dai, ragazzi, facciamo il primo turno, 2 contro 2. Io sto con Rachele, al secondo turno tutti contro tutti. Sì, primo turno, secondo turno. Dai, andiamo. Passa! No! Lo sapevo, ora ciao ciao, sei fuori? C'è un nuovo Pokémon, lo vedete voi? Sì, lo vedo anche io. Dai, tecchiamolo! Ragazzi, ma dove andate? La sfida? Non è possibile, vi hanno lasciato qui da solo. Per i Pokémon, poi, che non esistono nemmeno. Bambini, questa è una parolina nuova, innovazione. Ma qualcuno mi sa fare un esempio di che cos'è l'innovazione per voi? Un esempio di innovazione. Vediamo un po'. Maestri, innovazione per essere uno smartphone. Prima i nostri nonni non avevano i cellulari e nemmeno una connessione. Si scrivevano le lettere, dovevano aspettare 7 settimane per ricevere una risposta. Ora invece è tutto più veloce. Brava Federica, questo è un ottimo esempio di innovazione. Ragazzi, allora, per compito, per domani, cosa faremo? Mi portate un esempio di che cos'è l'innovazione per voi? Lo scrivete, lo rappresentate, come più vi piace, ok? Ma io non so cosa portare. Perché la maestra si dà sempre cose strane da fare? Ma dai, battete che un po' su Google e qualcosa troverai. Sì, non avevano i cellulari, si scrivevano lettere, passeggiavano all'aria aperta, non avevano connessioni e per scendere a giocare si fischiavano dai balconi. Giocare, fammi un po' vedere. In senso concreto, ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento. Ci sono! I nostri nonni quando erano piccoli non avevano i cellulari e senza cellulari passavano il tempo a giocare. Ora la nostra società si è innovata. I bambini giocano ma sui cellulari. Quindi la mia innovazione è stravolgere tutto. Quindi cosa hai portato? Vedrai. Buongiorno bambini. Buongiorno. Vi vedo belli sorridenti. Avete preparato le vostre idee innovative? Vediamo un po' se ne esce fuori una da premio Nobel. Sì, maestra, io l'ho scritta. La mia è qui, maestra. Non vedo l'ora di dirle ai miei amici. Le ringrazierete tutti. Bene, Luigi, allora vieni tu per primo, fammi vedere.
Mamma mia, lui non si capisce niente. Aspetta la spiegazione, dato il gioco facciamo l'esempio di PS e darà una serie di codici già provati sulla mia console e gli faranno vincere tutte le partite del campionato. Wow, grandissimo Luì, dici. L più X più 0 uguale calcio di rigore. Ok. Quadrato più freccia uguale cartellino rosso. Aperto un cartellare. Non ti preoccupare Michele, lo lascio scritto alla lavagna. Ma allora Luigi è un vero e proprio genio dell'informatica. Sì maestro, anche altre tante. Luigi, bene, adesso puoi tornare a posto. Chi altro vuol venire? Federica, vuoi venire tu? Maestro, io ho fatto una scoperta grandiosa, la faccio vedere direttamente dal mio tablet. Allora, se andate sul sito www.gioco.it vi esce una pagina strapiena di giochi, in particolare amo quella del cambio look. L'innovazione è quella di vestire e svestire bambole online. Ah, quindi tutte le vostre idee innovative le troviamo tutto online. Adesso puoi tornare al tuo posto, Federica, vai. Vediamo un po', abbiamo qualche altra idea innovativa? Maestra, io ne ho una. Bene, allora vieni Filippo, facci vedere. La mia idea di innovazione è diversa, io appartengo a questa società, mi piace giocare alla Play, mi piace giocare alla Nintendo, ma amo giocare anche all'aria aperta. E lo faccio spesso, sai con chi maestra? Con chi Filippo? Con mio nonno libero, mi ha insegnato molti dei giochi che faceva da bambino. Mi ha insegnato a giocare con lo strumolo, con i tappi e anche a mazze e pivi. E come si tocca? Se volete, oggi durante la ricreazione in cortile ve lo insegno. Sì! L'innovazione allora è? È portare un po' di passato in questa società ormai più che innovata. Hai ragione Filippo, mi hai proprio portato indietro nel tempo, bravo.